Benvenuti amici di Unileague, siamo qui con il portiere degli FC Danno, Claudio. Benissimo, analizziamo una partita complicata. Intanto è stata una partita che ha visto diverse fasi. Noi l'Unileague è un torneo speciale per questo, abbiamo il 5 contro 5 e poi abbiamo avuto il 6 contro 6 e poi il 7 contro 7. Arriveremo agli 11 contro 11 più o meno per fine serata. No, l'inizio di partita è stata complicata appunto per questo. Eh sì, appunto abbiamo preso subito gol quando eravamo 6 contro 7, però è stato un autogol per lo più mio, fortuna di loro, sul palo, come è rimbalzato in testa. Per il resto poi quando abbiamo cominciato a giocare in 7, parte quei 5 minuti, abbiamo subito 3 gol, sempre un autogol e un gran bel gol loro. Poi abbiamo stato un assedio dall'inizio fino alla fine. Secondo me la forza in più degli FC Danno è stata proprio la coppia. Benvenuto Elia, tripletta per tutte e due. Si intendono perfettamente ormai le misure. Sì, vabbè, mancava pure Emiliano, quindi noi abbiamo tre attaccanti, diciamo, che si intendono alla perfezione. Si è visto anche oggi, purtroppo mancava Emiliano, però abbiamo abbattuto i test in classifica, quindi siamo contenti così. Benissimo, noi invece candidiamo Claudio al premio Buffon della serata, visto i porco che arrivavano da... No, però non continuava, però c'era il porco! Candidiamo perciò lui al premio Buffon. Complimenti per il premio Buffon, grazie. È un onore. Ciao amici di Unileague, continuate a seguirci. Siamo qui con il Beppe Grillo degli Spartani, insomma, Spartano Marzio, che ci racconta questa partita. Sconfitta dolosa per gli squadretta, grande vittoria per gli Spartani, 7-2, incredibile. Sì, allora, il primo tempo un po' in sofferenza, un po' forse ancora infreddoliti, vento. E poi il secondo tempo poi abbiamo un po' sbloccato la situazione con un paio di gol, la partita si è movimentata.
devo dire, abbiamo portato un bel risultato a casa, dai. Sì, senza dubbio. Tra l'altro ho visto che comunque la squadra poi la tenete sempre nella stessa maniera, sempre i stessi nomi, stessi schemi, sì, cambio, diciamo qualcosa. No, perché altrimenti poi non ragioniamo. Ah, ok, noi, perciò la vostra così. Forza è proprio questa. Va bene così, okay. Va bene, 7, 8, va bene così, perfetti, puliti, sempre col solito schieramento. Perfetto, ti ringraziamo Marzio. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao amici Nelì.